Il giro del mondo in 80 giorni. Tutto sulla nuova fiction Rai. Il giro del mondo in 80 giorni è la nuova fiction targata Rai, nata dall'accordo tra i canali francesi e tedeschi. La serie vanta un cast internazionale e racconterà le vicende, narrate da Jules Verne nell'omonimo romanzo. David Tennant, uno dei più talentuosi attori britannici, sarà tra i protagonisti della fiction, che è stata realizzata dopo un lungo periodo di pause e intervalli, legati anche all'emergenza sanitaria. Il giro del mondo in 80 giorni è la nuova fiction Rai, che dovrebbe andare in onda nel corso dei prossimi mesi. La serie è stata girata in numerosi paesi, anche in considerazione della sua produzione internazionale. Tra i luoghi che si vedranno all'interno della fiction, ci sono anche il Sudafrica e la Romania. Le riprese sarebbero dovute iniziate nel mese di febbraio 2020, ma successivamente sono slittate a causa dell'emergenza sanitaria. Infatti, non sarebbe stato possibile iniziare le registrazioni in più località del mondo. La trama della fiction riprende del tutto le storie raccontate dall'omonimo romanzo di Jules Verne. Fogg è il protagonista delle vicende ed un giorno decide di fare una scommessa insieme al suo valletto Passepartout. I due, alla fine, decidono di partire con in mente soltanto uno scopo, ossia quello di circumnavigare l'intero globo terrestre nell'arco di soli 80 giorni. Assieme a loro si unisce il giovane ed intraprendente Abigail Fox. Quest'ultimo è un aspirante giornalista che vuole documentare nei dettagli la clamorosa impresa dei due amici. Alla fine Fogg e Passepartout partono veramente per il loro insolito viaggio, dopo aver tracciato un ricco itinerario. Non mancheranno le avventure e gli ostacoli, tra assenze di documenti e nuovi incontri. Alla fine del viaggio i due si accorgono di essere nelle stesse condizioni di prima, anche economiche, ma escono da questo lungo percorso diversi ed arricchiti rispetto al momento in cui hanno iniziato. Il giro del mondo in 80 giorni è una fiction che sarà trasmessa sulla Rai, ma è nata da un accordo internazionale. Rai, France TV e ZDF, quindi Italia, Francia e Germania, si sono uniti durante un festival della televisione. L'obiettivo è quello di dare vita a fiction innovative e particolari, registrate in vari paesi del mondo. Tra i titoli annunciati che nasceranno da questa collaborazione, c'è anche Leonardo, Survivors e dalla fine il giro del mondo in 80 giorni. La produzione internazionale prevede registrazioni in Romania e Sudafrica, per ricalcare i paesaggi magnifici visitati dai due protagonisti. Ovviamente l'emergenza sanitaria ha fatto slittare la fiction e la relativa collaborazione, ma ora manca poco al momento della messa in onda. Salvo drastici cambiamenti del palinsesto, infatti, il giro del mondo in 80 giorni verrà trasmesso tra gli ultimi mesi del 2022 e i primi mesi del 2023. Sono numerosi gli attori internazionali che prenderanno parte alla fiction. Tra questi, il celebre David Tennant, uno dei più noti attori in Gran Bretagna, ed anche Ibrahim Koma, un attore francese, che vestirà i panni dell'amico del protagonista, Passepartout. Abigail Fix sarà invece interpretato da Leonie Benesch, che molti telespettatori avranno già visto in The Crown. Non è ancora chiaro quale ruolo spetterà ad eventuali attori italiani, ma sicuramente non quello dei personaggi principali. Ashley Faroa, invece, è la regista della fiction, che si è anche occupata di Life on Mars. Non resta che attendere ancora un po' di tempo per scoprire i nomi degli eventuali attori italiani e sapere quando inizierà esattamente la fiction, dopo il successo di Leonardo. Voi che cosa ne pensate? Credete che il giro del mondo in 80 giorni sia una fiction interessante e pensate che inizierete a seguirla quando sarà mandata in onda? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.